vi preoccupate, non abbandono Still Wake the Deep, state tranquilli. Aoni, aoni, aoni! Perfetto. Libre Raya. Lui è lo streamer e fa quel che cazzo. Più o meno. No, lo dico per quello per quelli di YouTube, le paperine di YouTube. Voi, paperine di YouTube, ma venite in live su Twitch. A me va bene, io sono felice che siate su YouTube, però fate anche una capatina su Twitch, dai. Voglio dire, why not? Venite qui, vi aspettiamo tutti quanti, io in live. Ma che si può giocare col joypad, scusami, in che senso? Ma posso giocare? Posso veramente giocare col joypad? Impostazione, allora, schermo intero, volume, come sempre abbassiamo. Velocità del testo, facciamo così. Andre, quando inizierai Prato Fiorito? Chiedo anche per quelli di YouTube. Grazie per il mattino. Ma si può giocare? Sto giocando a Oni col joypad, ragazzi. Mi sento nella live di FaviJ, hai visto? Bella a tutti, ragazzi, sono FaviJ in questa live. Ci prenderemo degli infarti. È molto più pulito di quanto pensassi. È chiaro che è pieno di donne sto posto. Qualcun altro pensa che faccia un po' freddo. Forza, ragazzi, usciamo da qui. Che cosa? Non dirmi che hai paura, Takeshi's Castle. Sei un... È una festa di qualcosa? C'è la festa di qualcosa oggi? Stanno bombardando fuori da casa mia con dei fuochi d'artificio. C'è una festa di qualcosa? Ma tanto comunque. Punto esclamativo, punto esclamativo. Forza, ragazzi, usciamo di qui. Questo è ridicolo. Takeshi's Castle, i fantasmi non esistono, è scientificamente impossibile. Coglione di merda, sei un cagasotto nel cazzo. Ehi, Hiroshi, attenzione! E noi siamo Hiroshi Yagami. Come si corre? No, però, ragazzi, col joystick. È l'unico gioco che col joystick è scomodissimo. Un piatto rotto. Frammenti di piatto. Frammenti di piatto. Io non mi ricordo un cazzo di sto gioco, merda. Non mi ricordo veramente niente, porca puttana. Andava. Ragazzi? Devo fare le voci? Devo fare le voci cretine? It's locked. No, non mi hanno fatto mettere il nome. Ah, lì adesso arriva il puffo gigante. It's locked. Ma si salva come? Aspetta. Come? No, per dire, se volessi salvare, come? Scusami. No, non salva? L'hai già giocato? Ma sì, ma 200.000 anni fa. Ma che cazzo si ricorda più? Questa è la mappa. Ok, indietro A. Ma veramente me lo fai giocare col joypad? Scusami. È chiuso a chiave. Dov'è? Itoshi Sashimi Sashashi? Ah, ok, aspetta, è qua. Intanto salviamo. Ok, si salva con triangolo. Vabbè, ma posso anche giocarlo col gioco. Non si apre. Questo non mi dispiace come horror RPG, abbastanza carino, devo dire la verità. Io, ragazzi, non mi ricordo più dove è andato Takeshi's Castle, però. Ma non era il tipo qui dentro, scusami. Non mi fa interagire con... Non mi fa interagire con l'armadietto. Devo spostare qualcosa? Porco Dio! Sei qua, coglione di merda. Scuotendo violentemente. Scuotendo violentemente.
Takeshi Castle, scuotendo violentemente. Dove sono gli altri? Scuotendo violentemente. Lo dice lui, proprio lo sta dicendo. Sta dicendo scuotendo violentemente. Quando è che sento? Ah no, aspetta, è vero, c'era la porta insivibile, tipo. Cazzo era la porta insivibile, non mi ricordo più. C'era una porta invisibile qui da qualche parte, non mi ricordo. Sopra, eh? Andrea, ma ti pare normale che ho appena studiato per informatica e mi voglio lanciare dal mio vicino di casa di sotto perché non ci sto più dietro? In che senso? Non ho capito. In che senso, Risa? Grazie per decidere. Ti giuro che non ho capito. Perché fa casino? Che cazzo è che era sta merda di porta? Ma a parte il fatto che forse non ci posso andare adesso. Aspetta. Io la porta me la ricordo qua, tipo qui me la ricordavo, però forse non posso arrivarci ancora. In cucina non avevo niente da fare. Ma no, aspetta. Il piatto rotto, l'ho già preso. L'ho già preso il piatto rotto. A meno che non ci sia qualcos'altro in cucina che ho dimenticato. Quello lì è dopo, infatti, anche secondo me. Sei destra. Riminiscenza dell'uomo croccante, in italiano. Forse devo tornare su. E se lo vedi che cazzo fare? Devo capire un attimo che cazzo. Qui c'è Takeshi Castle, però il coglione non parla. Sto sempre scuotendo violentemente. Ah, ok. Non ho visto cosa ho preso. Ho preso la chiave di... Vabbè, andiamo giù. Questo gioco è la terra morbida, certo, assolutamente. Non mi ricordo più perché cos'era quella chiave. Ok, ah, è la biblioteca. Ah, qua compare il primo. Eccolo qua, lo stronzo. L'uomo gelatina gigante. Chiave camera da letto. Ah! Porca troia! Il puffo gigante di merda! Ma io non so dove andare. Ma io non so dove. È finita, ragazzi, non so dove andare. Ok, no, no! Ma sei un coglione di merda! No, 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 non è vero! Tua madre. Tua madre me lo puppa, perfetto. C'è qualcosa che... che cazzo è servito? No, aspetta, devo spostare l'altro letto. Qui i letti sono magici. Devo spostare qualcosa, non mi ricordo. Ecco qua. Ok. Ma meno male che l'avevo già giocato anni fa, raga. Se no, cazzo. Volevo dire, ho appena iniziato a studiare per il test d'ingresso per entrare in informatica e lo studiare sugli alfa test è un ammazzarsi da soli perché sono 4 volumi enormi. Ah, ci credo. E come ultima cosa, nell'università dove andrò sono o di destra o di sinistra e io mi devo mimetizzare per sono socialista prima che mi prendo le botte perché non sono né di destra né di sinistra. Vabbè, mimetizzare non è che sei obbligata, come si dice, non è che sei obbligata a parlare di politica all'università, nel senso. Intingiamo il tuvello. Chiave a croce. Chiave a croce. Io devo bagnare il panno garda. Eccolo qua, aspetta. Devo bagnare il panno sapone, perfetto. Ma devo... Ehi, ciao, sono Cesso. Usami. Mettimi il cazzo vicino. Pisciami in bocca. Adoro mangiarmi la piscia. Gnam 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 gnam. Metti il tuo culo qui. Cagami tutto dentro.
adoro mangiare la merda. Gna 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 gna. Allora, il punto è che io com'è che mischio... Com'è che mischio l'ingrediente? Non mi ricordo più. Arriva la gelatina gigante a cagarmi il cazzo adesso. Devo usare il sapone. Voglio usare il sapone. Devi mixare. Ma come faccio a mixare il fazzoletto col sapone? Non... Da dove lo mixo? Cioè, quello è il problema, non mi ricordo più. Da lavandino devo farlo? Non mi ricordo assolutamente più come si fa. Questo è il problema. Perché non ho dei tasti per che mi dice mischia gli ingredienti. Porco Dio, che paura! Ma vaffanculo, puttana Marisa, ti venisce un bene, mostro gelatinoso di merda! Che cazzo, vai a cagare! Ma te l'ha mai detto che hai scassato tre quarti di cazzo? Bene. Sì, al culo di fuori, cazzo è sta roba? La tua prof di latino quando vuole darti una mano a fare i compiti che ti insegue. Come cazzo lo mischio il sapone col fazzoletto? Non mi ricordo più. Non ho un inventario vero e proprio. Non ho un inventario. Come faccio? Yes, okay. Ma non va solo il fazzoletto, ma non me lo fa usare. Clicca su articolo U. Che cazzo? Cos'è clicca su articolo U? Ma dov'è articoli, ragazzi? Dov'è articoli? Dove sono articoli? Dove li avete visti? Ah, ma vaffanculo. Scusate, sono rimbornito. Ma vai a cagare. Beh, ragazzi, sono ciecato, non l'avevo visto. Però devo abbassare un attimo, perché ogni volta che spunta quel din 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 mi spacca un timpano. Pulemo. Devo fare usa. Hai pulito le chiavi con il fazzoletto. 239. Ma vaffanculo! Mi è andato di traverso tutto, vai a cagare! Ma di traverso la saliva! Ma vaffanculo! Mentre ruttavo. Ho urlato ruttando, ma ti traverso tutto. Cazzo di puffo, caramella gommosa gigante di merda. Ma che articoli. Articolami sto cazzo. Vabbè, adesso 239, scappiamo dall'uomo gelatina. Mi seguire fino a qui. Che palle. Triplato Messi, Ronaldinho, Insigne, Inzaghi. Dio caro. Però ha un bel culo. Il mostro ha più culo di me. Ah, per forza è un culo enorme. Noi sai cosa facciamo? Noi facciamo il giro dell'oca fino a quando non si stanca. Si stancherà di seguire. Mi seguirà mica in bagno. Occupato? Grazie. Ed è una sculacciata, so già cosa state pensando, brutti maiali. State pensando che se ci fosse un gigante donna sareste già lì a ingropparvelo male. Altro che din 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 con la musichina della minchia.
Aspetta, 239, il 9 è ok. Allora, 2369. 2396. Allora sono deficiente io, ho visto male. Allora, ma aspetta, quella è così, quella è così e quella è così, scusami, e cos'è che ho sbagliato? Viene fuori sempre 2-3, ok, allora 0-2, aspetta, 0, come 0 ragazzi? Non può essere 0, è specchiato, quello è il 2, quello è il 3... Mi sento scemo. Aspetta, sono anche stanco. Allora, quello centrale è il 3. E anche se così è sempre 3. All'ingiù è il 6. Quindi quello all'ingiù è il 6. Ma come fa a essere 0, ragazzi? Non c'è il 0. Quello all'ingiù è il 6. Quindi quello all'altra parte è il 9. Questo è il 3 e questo dovrebbe essere il 2. Oh, ma che cazzo! 9, 3, 9... No. 6, 3, 6, 3, 2, 9. Fammi provare, non so, voglio pensare adesso. No. Allora, ragazzi, sono... Allora, c'è un 6 o no? Il 2 è fatto così. Non tiro delle madonne. Il 2 è fatto così. Il 3 è quello centrale, quindi quello centrale è il 3. Il 9 è un 6... È come il tasto del 6, praticamente. Ma come fa a essere 0, ragazzi? Non può essere 0. Come fa a essere 0? Il 9 è girato. Come cazzo fa a essere 0? Non può essere 0. Ma non c'è il 5. Non c'è il 5. Ma come 0? No. Non ha senso che ci sia 0, ragazzi. Ma non c'è lo 0, ragazzi. Non è lo 0, ragazzi. Questo è un 2. Il 9 diventa un 6 se girato così. Quindi il 6 all'insù è un 9. Questo è il 2. Il tasto così è il 2. Quindi quello che ha la stanghetta a sinistra è il 2. Quello che ha la stanghetta è il 9. Quello che ha la stanghetta a sinistra è il 2. Questo è il 3. Il 6 è un 9 e il 9 è un 6. Allora, ragazzi, sono io che... 2, 3... l'ho già fatto 2, 3, 6, 9! L'ho già fatto! Non so perché non va. 2 al contrario 5. Ah, merda, perché 2... Ma il 2 al contrario è 5! Ma... sì, va bene. Non è neanche questo. Il 9 è 6. Il 6 è 9. Questo è 3. Ma come fa a essere 6, scusami? La stanghia a sinistra. Ah, sono io che stavo facendo. Ma non c'è il 5, ragazzi. Il 2 girato è sempre 2, non è 5. Non è 5, me lo ricordavo la prima volta che l'ho risolto sto cazzo di enigma. Me lo ricordavo che non cambiava, erano sempre quei tre numeri lì. Allora non ho idea di come stavo guardando specchiato la cosa, sinceramente. Mi sentivo rincoglionito. Cos'è che ho preso? Chiave della camera da letto del bambino. Mignotta, Hiroshi, quindi tu eri al sicuro e gli altri non lo so, ci siamo separati. Capisco, perché non vieni con me? Perché non vieni con me su questo letto adesso? Dobbiamo rilassarci. Perché non vieni con me? Resta qui e fai silenzio. Boh, stai qua. Ok, non ti voglio avere tra i coglioni, sinceramente. Sei un scassapalle. Forse devo dirgli di venire con me? Può essere. Liquido per accendere. Ma se le dico di venire con me? Ah, non posso dirglielo più. Io so cosa succederà dopo, anch'io lo so.
Allora, abbiamo il liquido per accendini. Porco Dio, cane! Sì, ma io ma come faccio? Sono intrappolato qui. Non entrare in bagno. Occupato. Sì, occupato. Andrea, ho sentito che tra poco aggiungono il Quidditch in Hogwarts Legacy. Sì, ma ormai chi cazzo lo gioca più? Chi cazzo lo gioca più il Quidditch? Perché entri in bagno? Veramente, ma un po' di privacy non c'è, cioè... Non deve entrare in bagno, ma io voglio farmi una pippa in bagno. Che palle. Ah, ma tanto qualsiasi cosa gli dico vuole stare qua. Ora devo capire dove merda trovo l'accendino adesso. Perché ho. Forse devo aprire il piatto? Perché hai dei tic certe volte? No, non ho i tic. Io ho i tic, ma non ho i tic adesso. Ho l'orecchio chiuso. E faccio così. Faccio così per cercare di stapparlo. Perché mi si tappa l'orecchio quando metto le cuffie. Però li ho i tic, ma questi non sono tic. Questi... E mi dà fastidio avere l'orecchio chiuso. Mi dà un fastidio della Madonna, no? Sono qui che... Cerco di stapparmi il timpano. Non sbuca, oh, cacacà. Porco! Stavo dicendo. Per molto? Grazie. Cacciavite a croce. E a che cazzo mi serve? Ficati nel culo il cacciavite. Veramente, hai ragione, Ludo, potrebbe essere un'idea. Ti giuro, io mi spavento per FNAF 1. FNAF 1 è uno dei giochi più infartuanti del mondo. È normale che ti spaventi. Si è aperta sta porta, però. Non era aperta prima. Beh, sì, ma ascolta, hai rotto il cazzo. Fatti una vita. Mi hai veramente scassato i coglioni, Porca troia, trovati una moglie viola gigante, mettiglielo nel culo a lei. Porca troia, sodomizzala. Mi hai veramente cagato il cazzo. E non si può essere così rotti i coglioni nella vita. E che palle! L'ho vista la porta segreta, se non ci fosse stato il puffo gigante a venirmi a scassare la minchia. FNAF 4 è molto peggio. Vabbè, in generale FNAF è proprio... fa cacare pesante. Vabbè, da di qua che cosa c'è? Non dubito la porta. Mi ha fatto Non c'è il pomello. There is not pomel. Without pomel we can't open the door. We need the pomel. Tutto qua, è solo questo qua. Aha! Riempire d'olio? Sì. E che cazzo brucio? Andrea, nel tornare da Rimini, mi si è messo davanti un arabo e si è tirato fuori la carota e mi fissava in maniera intensa nel mentre se la incerava in maniera aggressiva. Dovevi partecipare. Non essere timida, partecipa. Che schifo. Hiroshi, stai bene? Più o meno. Hiroshi! L'hai vista anche tu? Quel puffo gigante? Non riesco davvero a credere che uno schifo del genere esista davvero. Vabbè, viviamo in un mondo dove esiste Maria Sofia, può esistere qualsiasi tipo di aberrazione. Tutte le uscite sono state bloccate. Siamo in culo qui dentro tutti quanti. Sembra che dividiamoci e perlustiamo questo posto e controllare il piano terra. Vabbè. Io stavo già facendo, comunque, non per dire. Ecco qua. Io stavo già facendo, Hiroshi. Carina sta porta. Bella, molto utile. Sfiziosa.
prendi il pomello. Non posso. Eccomi, come. Ah beh, col cacciavite. Giusto. Abbiamo il pomello. The pomel is on the table. Allora. We going down, 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 what you seen? We going down, 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 un pomello on me. We going down, down, on my knee. We going down, 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 the pomello is here. I don't see a cats. I don't see un cats. Dio cagnon, non vedo una ciol. Ah, oh! Ma c'è un mistero misterioso. Chiave scantinato, ti piacerebbe, coglione di merda? Vorresti il culo sul corso, eh? Ti piacerebbe, troi di merda? Ma io sapevo già che dovevo chiudere il cancello, faccia di cazzo. Sono io quando la chiedo. Dammi la fica, dammi la fica! Ma se non chiudevi il cancello, entrava correndo e ti faceva bubussette te con la sua gigantesco cazzo rosa, a cazzo viola nell'ano. La chiave è scantinato. Perché salvi sempre? Perché sono un salvatore spastico. Sono uno che salva di continuo. È la voce di Mika. Adesso si sente HB Brown, HB Blue, HB Violet Sky, HB Butter, HB... È la voce di Mika, è inconfondibile, andiamo a salvare Mika. I gonna be a grayscale. Dov'era Mika? Non mi ricordo più. Ho un vuoto. Mika? Mica sa già fare X Factor con Fedez. Sto cercando Mica. Mi puoi non cagare il cazzo mentre cerco Mica, per favore? Mica dacci la figa. La seconda camera da letto. È un attimo, appena l'amico Fritz smette di inseguirmi il buco di culo. Oh, ti sto toccando la vagina, amico. Che sguardo! Eccolo lì, quello che voglio io. Sì, è lui, sì, è lui. Basta. Oh, ho sbagliato. Ho guardato come per dire il tuo culo è il mio prossimo obiettivo. Seguimi bene, però, se mi segui così, scusami, Sì, posso anche nascondermi gli armadi, lo so, però il problema è che non trovo mai l'armadio quando serve. Cos'è che ho preso io? Un accendino? E che cazzo mi serve adesso? La messa piccola si stava ravanando la vagina di Mika perché è un bellissimo passatempo. Sono un ludo, un lazy, non arrivo lassù. No, ho sbagliato. Anubi, non dir niente a chi non ha visto il gioco. Stai zitta, non dire nulla. Opla. Bit a testa piatta. Io non so neanche che cazzo è un bit a testa piatta. E io porto la sita di là. Che cazzo è un... per il caccia... Ah, non me lo fa... Ok. Ah, ok, è per il cacciacazzi, perfetto. Vieni di qua, che dobbiamo... Mettiamo 10 a 1 che non faccio devo portare la sedia che arriva il cagacazzo a farmi gang gang gang. No, non stai capendo un cazzo però.
chiave della cella del seminterrato. Go to the bay. Oh no, e te pareva, mica. Io non la tocco, ve lo dico. Io non la tocco, non mi interessa. C'è un problema, non c'è l'armadietto. Non c'è l'armadietto. Non sapevo, ho sbagliato stanza. Molto sexy così. Io non la tocco, devo dire. Ma è mica, sì, perché i mostri ti trasformano in puffo se ti toccano praticamente. È un processo molto elaborato, praticamente ti mettono il pene nell'ano e dopo ti eiaculano sperma rosa, anzi sperma blu nel culo. Credo mi abbia visto. Eiaculano sperma blu nel culo e lo sperma blu nell'ano ti modifica geneticamente e diventi un mostro blu, il cui scopo è portare avanti la specie dei puffi giganti. Lo so, è una cosa strana. Senti, facciamo che usiamo la vecchia strategia del... se pensi che questo sia un problema, buonanotte, da dopo. Cos'è che ho preso? Cos'è che mi ha scritto Naomi? Mi ha scritto c'è un mostro blu che mi insegue, secondo me. Ma che è una pagina satirica, ma che cazzo. Chiave della lolola, dobbiamo andare giù nella cella. Andiamo nella cella. Giù in cella. Nella cella. Andiamo nella cella. Ma che bella! Ops. Ho premuto in super spazio. Non volevo entrare lì. Ho premuto il tasto in su non volendo. You know. Adesso me lo trovo davanti, fa bubù, la musica è finita ma io ero ancora di stronzo. Che rompipalle sto qui. E beh, è un po' il senso del gioco, ti metto un po' di ansia perché ti insegue l'amico Fritz della minchia. Andiamo nella cella. Voi ridete, scherzate, però io oramai quando... Io per tutto il tempo che ho visitato le case fino adesso, quelle che non ho comprato, quando mi portavano a vedere la cantina, io dicevo veramente andiamo a vedere il basamento. E cioè, vai, andiamo al basamento. E la cosa grave è che 2-3 delle agenzie immobiliari mi conoscevano, quindi si mettevano a ridere, capito? Mi si mettevano a ridere, mi dicevano dai, andiamo al basamento. E io nella mia testa, we going down, 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 what you see. Non vedo una sega di cazzo di niente. Ho usato la chiave ma non vedo. Arca tro... Vaffanculo, ti volevo chiudere. Che cazzo. Non mi vede. Shh. Non saprà mai che sono qui. Shh. Qual è il senso del gioco? Scappare dai mostri blu che cercano di penetrarti a livello subatomico. Non ho il basamento. Ah, neanche io ho la soffitta. Ok, dovrebbe esserci. Allora, ma no, quello, testa di cazzo. 5376. 5376. Non mi ricordo assolutamente a che cazzo serve. Qua. Dov'è che c'era un codice numerico?
spostare. Ah, ma sì? 5376. Non mi scrivete numeri a caso. Sono le sub a cui puntiamo, ragazzi. 5376, sappiatelo. Oh, ma hai rotto il cazzo? Non puoi sboccare ogni 3 secondi. Ma fatti una vita. Cazzo, lo devo mettere sto codice di merda. Non mi ricordo più. No, non penso. Non mi ricordo più dove va il codice. Nel codice. Mi ricordo più dove va il codice. La porta sopra sopra. Ah, ok, aspetta, forse hai ragione. Andiamo sopra sopra. Ma ogni 5 secondi. Ma basta. Io ho capito che sta andando molto veloce, quindi devi spawnare 3000 volte per mantenere un minimo la lore. Però hai rotto anche le palle, cioè, voglio dire. E poi tra un po' mi sa che arriva anche la tua amichetta del cazzo del cuore, rompere i coglioni. Dai, non mi seguire anche qua. Dai. E vaffanculo. Sono andato di faccia proprio sul cazzo. Gigante color mirtillo. Ma che cazzo non è gigante color mirtillo? No, qui c'è la porta fasulla. Hello there. Just, grazie per i 3, buonanotte, grazie mille per i sub. Dov'è la stanza con il codice? Non mi ricordo più. Non mi ricordo più dov'è la stanza con il codice. Oh, l'ho esplorata tutta la casa. Non è che, cioè, voglio dire, posso aver dimenticato qualcosa. Cioè. Cosa ho tralasciato? Il tappeto lì. Il tappeto che si sporse! Il tappeto che si spostava non era lì, però, cioè. Hey, 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 hey. L'hai fatto, scusa. Ah, si è votato già anche te. Oh, cazzo era? Mi ricordo che c'era un tappeto che si spostava, ma non mi ricordo più dove era. Ragazzi, dove cazzo sta? Non mi ricordo più. Qualcuno mi dica dove merda sta il codice. Non mi rimembro. Debbie, grazie per il 25. Buonanotte, grazie mille per i sub. Somebody say. Fai esplorare la casa, gigante color prepuzio marcio. Guarda in cucina. Non mi prenderai mai qua. Bravo, vedi che la cucina è il posto per le donne. Lui è gigante maschio, non entra, vedi. Lui lo sa. Lui lo sa. Se è un gigante maschio, non va nella cucina. Non mi ricordo più dove sta il codice. Mi ricordo che c'era un tappeto che si muoveva, ma non era qua. No, ma non c'entro un cazzo il pianoforte. Il pianoforte ho già preso il codice.
C'è un codice da inserire e io non mi ricordo più dove cazzo va messo. In the basement? E dov'è che non ho visto in the basement? Orologio, come orologio. Non è che devo fare qualcosa qua. Unità dove mi... Ah, vabbè, no. Quella anch'io, unità dove metterci ce l'avrei anch'io, però. Devo ricordarmi un attimo del cazzo sto codice di merda. Andre va negli scaffali sopra a gli armadi in alto a destra, ma questi? Vaffanculo, assoreta! Ma chi ma chi si ricordava più? Svita, svita! Bravo, cosa ci dai? Perfetto. No, metti, allora. 5, 3, 7, 6. Abbiamo perché se arriva un po' cercato. Chiave dell'allegato. Che cazzo tradu... Cos'è la chiave dell'allegato? Sarà questo qua sopra. Allora... Ragazzi, sono usciti due insieme. Sono usciti due insieme. Sembrava che lui si fosse messo la parrucca a un certo punto. Mi fanno il sorpresone, guarda che mi fanno il sorpresone. Ha fatto ridere più del dovuto. Sì, però sono usciti contemporaneamente ed è stato molto simpatico. Si faceva bello per me, esattamente. Chiave dell'allegato, io non so che cazzo è. Ma immaginate se entravo nell'armadio. Entravo nell'armadio che il tipo mi seguì, entravo nell'armadio e c'era la tizia che mi guardava così. Salve, buongiorno. Anche lei si nasconde qui da... Ho dato la chiave dell'allegato. Che cazzo vuol dire la chiave dell'allegato? Oh no. Oddio, e si soccime il ben in punta con la bocca tutta unta di mortacci tua. Ma che... Credo sia finito il liquido. Ma non mi hai dato il tempo di muovermi. Cazzo di gigante mirtillo Hiroshi, dai, vieni fuori coglione, che sembra più una cazzo di caramella gommosa. Io me ne vado. Non mi troverai mai nascosto in questo armadio. Non mi troverai mai nell'unico armadio in questa stanza. Se ne andi. Sire di Leguossi. Oh mon Dieu. Questa è la bambolina che neggia la Meloni. Qui c'è una bambolina che non inneggia un cazzo. Ora torna. Torna sempre sti stracciapalle. Qui c'è un bellissimo capio per suicidi. Ho acquisito la bambola. Questo è il puzzle irrisolvibile, me lo ricordo. Ci ho perso un'ora di tempo con questo cazzo di puzzle prima di rendermi conto che non era risolvibile.
ti venisse un bene. Voglio svitarle il cranio a sta bambola di merda. Perché qua devo metterci la bambola, il cranio della bambola, però devo capire come cazzo tirarla fuori. Devo metterci la testa, ma mi sa che prima deve estrarre la cosa rossa che è nell'occhio. E non mi ricordo bene dove cazzo è che si fa. Beh, non abbiamo controllato perché c'era l'amico Fritz che è sbucato dal camino. Vaffanculo, mi sono spaventato, ci metto anche Zeus a farmi cagare in mano adesso. È un buco? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Ah, sì, è un buco che devo... Liquido per accendini. Mon Dieu, le chaise sont faites, fantastico. Ok, ora possiamo andare giù, andare a fanculo giù, a vedere che cazzo c'è. Ora diamo fuoco al mostro, sì. Sai cosa diamo fuoco a sto cazzo? Almeno posso andare giù a vedere qualcosa. Sì, vabbè, ma... E mo dove vado? E dove vado? Non ho punto d'uscita. Di mo. Perfetto, hai visto? Perfetto. Accendi il camino. È un attimo. Come puoi vedere sono un secondo impegnato a sfuggire dalla signorina chiappe... Cazzo di infarto sto gioco. Allora, torniamo. Anzi, no, prima voglio vedere qualcosa. Non vedo un cazzo. Non vedo una ciò. Oi! Oi, sei tu, Hiroshi. Non spaventarmi così, accidenti. Takeshi's Castle, sai bene? Sì, ma per quanto tempo ancora? Prima o poi ci prenderà e ci dilaterà l'ano e ci penetrerà di brutto. Non c'è nessun posto dove scappare, nessuna rettoscopia da evitare. Se io, se non avessi suggerito di venire in questo stupido posto, questo non sarebbe mai. Se io, è tutta colpa mia. Takeshi. Takeshi, guarda, le statue si spostano. Allora. Aspetta, un momento. No, è bloccata la porta, non si può purtroppo. Sì, vabbè, ma che palle però, ma mi fate analizzare sto posto di merda, cazzo di mostro viola. Mi ha visto. Lui sa. E adesso viene a farmi bubusette. Game over! Avevo salvato, vero? Cioè, avevo l'accendino, vero? Oh, se tu non sei stato se io avessi... Riassumo per chi non avesse... Oh! Un attimo, io non mi ricordo più però dov'è che le scassai. Io sono sicuro che devo scassarla sta statua, però non mi ricordo più dov'è che le scassè. Le scassi. Pavimento verde. Dove è fatto? Mi impicco, è finita. Non mi prenderai mai, troia. Mi impicco. Non mi prenderà mai, puttana. Impicco lui. È al collo un po' grosso. È la mia strategia per rimorchiare le donne. Vedi, chiuderle in un angolo. Lo so che devo spingere. Ah, ma le scale giù. Ma stupidini, le scale giù. E c'è. Ah, e adesso la incastriamo nella blabola. Perfetto, perfetto. Ora ci abbiamo la testa della blabla bla bla bla. La continuiamo dopo domani, papere.
Papere, io vi ringrazio questa sera per i follici e le sabbie, il divertimento, blu, risate. Noi ci vediamo dopodomani, domenica alle 21, per una nuova live. Io vi auguro buon weekend, vi mando un abbraccio e un bacione e noi ci vediamo dopodomani. Notte, papere! Muah.